Seducente ed intrigante come le sue diverse variazioni. Ultimamente si assiste a un'evoluzione del suo stile che, pur sempre sorretto da raffinata tecnica, in grado di supportare a ogni esigenza ideologica, si va indirizzando verso la proporzione di pensieri metafisici. Patrizia Canola ha esposto in Italia e all'estero, ottenendo importanti successi e riconoscimenti. Tra i critici che hanno scritto lodevoli apprezzamenti sulle sue opere vanno citati Katia Monacelli, direttore polo museale della città di Gualdo Tadino, Marina Pizziolo, Luigi Cavallini, Clara Canzi,
Colombo, perito d'arte presso il Tribunale di Monza, Antonio De Bono e Nello Bagarotti. Nel 2017 un nutrito numero di importanti opere pittoriche di Patrizia Canola sono state esposte per 4 mesi al Museo Etnografico, la voce direi che non manca, del mare della città di Ischia, in una mostra personale voluta e organizzata dall'Associazione Culturale da Ischia all'Arte, DIVA, con la direzione artistica di Silvano Lazzarino, che ne ha scritta la presentazione. No. Volevo invitare Patrizia Canola, se voleva dire 2 parole. Siamo stretti con i denti, ma ci faccio vedere. Volevo ringraziare innanzitutto Bruno Mancini per avermi dato questa bellissima opportunità di esporre le mie opere al Museo del Mare a Ischia. È stata un'esperienza veramente bellissima. Sono felice di aver aderito a questo progetto. Tra l'altro mi fa piacere di essere qui al MUDE, di essere partito anche nell'antologia, è una cosa che fa molto piacere, per me è questo la cosa più importante, essere presente a certi eventi, dire che io c'ero. Congratulazioni. Grazie.